Mattarella, Confindustria, le concentrazioni di potere nelle imprese ledono la concorrenza, preoccupazione per stipendi troppo bassi e migrazione giovani all'estero, non impoverire il capitale sociale. Stime Istat al ribasso sull'inflazione al più 5,4% ad agosto, carrello della spesa al 9,4%, un nuovo record per il debito pubblico italiano che supera i 2.858 miliardi. Bilancia commerciale positiva a luglio per 6,37 miliardi, crolla l'import che segna nel mese un calo del 4,7%, meno marcato il deficit dell'export a meno 1,8%. Parte la 16ª edizione del Mare Nostrum Awards, la consegna delle opere giornalistiche in concorso possibile fino al 15 aprile 2024, la giuria presieduta da Bruno Vespa. Torna il Covid in Italia, l'incidenza sale da 36 a 52 casi ogni 100.000 abitanti, contagi in aumento del 44%, a ottobre i nuovi vaccini. Buonasera. È stato accolto con una standing ovation il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto questa mattina all'Assemblea Nazionale di Confindustria. Rivolgendosi agli industriali, il Capo dello Stato ha ricordato come un'economia in salute contribuisca al bene del sistema democratico e della libertà e come la responsabilità di questo meccanismo gravi almeno in parte sulle spalle delle imprese. Le imprese sono veicoli di crescita, innovazione, formazione, cultura, integrazione, moltiplicazione di influenza, fattore di soft power, ha dichiarato Mattarella, e sono anche agenti di libertà perché generare ricchezza è una rilevante funzione sociale. Di qui l'appello a scongiurare l'impoverimento del capitale sociale che, come sottolineato dal Presidente della Repubblica, muove il progresso. È una responsabilità che interpella anche il mondo delle imprese, ha evidenziato. Troppi giovani cercano lavoro all'estero per la povertà delle offerte retributive disponibili. Significativo anche il passaggio con cui Sergio Mattarella ha portato l'attenzione sull'importanza di tutelare la libera concorrenza. Ascoltiamo. Non è il capitalismo di rapina quello a cui guarda la Costituzione nel momento in cui definisce le regole del gioco. Il principio non è quello della concentrazione delle ricchezze, ma della loro diffusione. Il modello lo conosciamo, è quello che ha fatto crescere l'Italia e l'Europa. Il bilancio che ne va tratto non interpella i singoli stakeholder aziendali, ma si rapporta all'intero sistema economico e sociale. È quel concetto ampio di economia civile che trova nella lezione dell'illuminismo settecentesco napoletano e puntualmente in Antonio Genovesi un solido riferimento. Qual è un principio fondamentale della democrazia? Evitare la concentrazione del potere, a garanzia della libertà di tutti. Vale per le istituzioni, vale per le imprese, a proposito delle quali possiamo parlare di concorrenza all'interno di un mercato libero. E la lotta ai monopoli ne rappresenta capitolo importante. Benzina al self in media 2 euro al litro e prezzo del gasolio salito sulla rete nazionale a 1,92 euro. Questo è il bollettino di oggi sul fronte carburanti e su questo fronte sarebbe in arrivo una proroga delle misure contro il caro energia, come confermato oggi dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. La prossima settimana valuteremo un provvedimento su bollette e carburanti, affermato il ministro, probabilmente l'IVA rimarrà al 5%. Prosegue intanto il rallentamento dell'inflazione. L'Istat ha rivisto al ribasso le stime con l'indice nazionale dei prezzi al consumo che ad agosto si attesta al più 5,4% annuo dal 5,9% di luglio. Su base congiunturale viene rilevata una crescita di 3 decimali, ma l'inflazione core frena ulteriormente al 4,8%. Restano ancora elevati, infine, seppur anch'essi in calo, i prezzi del cosiddetto carrello della spesa al 9,4%.
L'inflazione dunque diminuisce in Italia come nell'Eurozona, ma permane su livelli che continuano a preoccupare la Banca Centrale Europea, tanto che ieri la Presidente Christine Lagarde ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi da 25 punti base, pur lasciando intendere che l'attesa pausa alla stretta monetaria potrebbe ora essere più vicina. L'inflazione spaventa ancora e la BCE rialza i tassi di altri 25 punti base, spingendo quello principale al record storico del 4,5%, ma per la prima volta da 10 mesi a questa parte il Consiglio direttivo segnala che potremmo essere arrivati al massimo, al cosiddetto picco dei tassi. Non è una certezza che chiude la porta a nuovi aumenti, ma è la conclusione a cui per ora sono giunti i governatori dell'euro, analizzando gli ultimi dati sull'economia che rallenta ma senza segnali di recessione e l'inflazione che aumenta. Per annunciare il nuovo rialzo dei tassi di riferimento, che porta quello sui depositi al 4% e quello sui finanziamenti marginali al 4,75%, la banca centrale usa la formula di rito. L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato. È principalmente colpa dei prezzi dell'energia, che ad agosto sono risaliti e hanno costretto a rivedere al rialzo anche le stime pubblicate a giugno. L'inflazione salirà al 5,6% nel 2023, al 3,2% nel 2024 e al 2,1 nel 2025. La presidente Lagarde, incalzata da chi le chiede se sia la fine dei rialzi, è costretta a specificare che non possiamo dire che ora siamo al picco dei tassi. Si deciderà di volta in volta, sempre guardando i dati. La decisione della BCE di proseguire con una politica monetaria restrittiva, assunta ieri solo con la maggioranza degli Stati membri e non all'unanimità, vede molti esponenti del governo assai critici. Ascoltiamo in particolare le dichiarazioni rilasciate in merito dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. È un errore alzare i tassi nell'Unione Europea, perché si provoca un danno all'industria e alle famiglie, si blocca la crescita, si favorisce la recessione, perché l'inflazione europea è provocata da fattori esterni all'Unione Europea, è completamente diversa dall'inflazione che c'è negli Stati Uniti, dove è giusto alzare i tassi. In Europa bisogna fare l'esatto contrario. Voi ben sapete il valore che ha l'economia tedesca all'interno dell'economia europea, tanto più per quest'area geografica. Il fatto che la Germania sia già purtroppo ampiamente in recessione e con essa altri paesi che sono direttamente legati al sistema tedesco, come l'Olanda, sono già in recessione, questa decisione della Banca Centrale Europea purtroppo non aiuta. È un momento particolarmente delicato per l'economia europea, bisogna favorire la crescita e la competitività e non fermarla. Se la Commissione europea chiede a Draghi di fare uno studio sulla competitività, non è questo il modo per favorire la competitività. Sulle attese degli analisti che vedono più vicina la fine della stretta monetaria, le borse europee si sono mosse in territorio positivo oggi in una seduta che cade a 15 anni esatti dalla grande crisi finanziaria del 2008 scatenata dal crack di Lehman Brothers. Vediamo il servizio. La maggiore bancarotta della storia americana. Il 15 settembre del 2008 Lehman Brothers gettava la spugna e ricorreva al Chapter 11, dicendo addio alla finanza globale e scatenando la nuova grande recessione, la crisi peggiore dalla depressione del 1929. Il fallimento, divenuto un caso da studiare nei libri di scuola, tormenta ancora i sonni di Wall Street e delle autorità statunitensi e non solo. Nei 15 anni dal collasso, un'ondata di regole si è abbattuta sul settore bancario, ma nonostante questo ci sono stati vari momenti Lehman che hanno fatto tremare. A riportare alla ribalta l'incubo ci sono stati negli ultimi mesi il salvataggio di Credit Suisse e il fallimento di Silicon Valley Bank, che hanno riacceso i timori di un nuovo shock al sistema dalle conseguenze imprevedibili. Se nel 2008 erano stati i mutui subprime a spingere Lehman a gettare la spugna, causando un effetto domino che non ha mai risparmiato nessuno, a marzo a innescare la crisi di SVB, la banca simbolo della Silicon Valley, è stato il rialzo dei tassi di interesse
interesse e la mancanza di preparazione rispetto all'aggressiva stretta dei tassi di interesse da parte della Fed. I timori però si sono rivelati infondati. I problemi di SB, Signature Bank e First Republic non hanno contagiato l'industria bancaria che, grazie alle regole varate nel 2008 e nel 2009, è più solida e meglio capitalizzata. Nuovo record per il debito pubblico italiano che nel mese di luglio è aumentato di 10,4 miliardi rispetto al mese precedente, superando i 2.858 miliardi. Intanto, sempre a luglio, risulta positivo per 6,37 miliardi il saldo della bilancia commerciale. L'Istat ha rilevato un calo congiunturale per entrambi i flussi del 4,7% per le importazioni e meno marcato e pari al meno 1,8% per le esportazioni. Dati confermati anche su base annua, con l'import che perde oltre 19 punti, mentre l'export diminuisce del 7,7%. E diamo ora uno sguardo al mercato del lavoro. L'occupazione in Italia nel secondo trimestre dell'anno ha raggiunto nuovi livelli record. Tuttavia, andando ad analizzare i dati, emerge ancora un profondo divario di genere, con l'occupazione femminile nel nostro paese che si attesta ad un livello significativamente più basso rispetto ad altri paesi UE. Sale ancora il numero degli occupati, tanto da toccare la quota record di 23 milioni e mezzo nel secondo trimestre dell'anno. Aumentano anche le donne con un lavoro, ma nonostante ciò il livello di occupazione femminile in Italia è più basso degli altri paesi dell'Unione Europea. A dirlo sono i dati Istat, che confermano anche difficoltà e divari di genere. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro continua ad essere legata ai carichi familiari e influenzata dal livello di istruzione, sia per l'ingresso sia per le opportunità. Così le madri sono le più penalizzate e ancor di più se vivono al sud e sono poco istruite. Il quadro generale indica la crescita degli occupati tra aprile e giugno scorsi, più 395.000 su base annua e più 129.000 rispetto al primo trimestre. Una crescita trainata dai posti stabili, aumentano i dipendenti a tempo indeterminato e calano quelli a termine. Il mercato del lavoro è in generale ripresa, sottolinea la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone. Resta però la maglia nera sull'occupazione femminile, dove conta anche il divario a sfavore delle madri, che si riduce sensibilmente all'aumentare del titolo di studio. Tra le laureate il titolo di occupazione è infatti superiore al 70%, indipendentemente dal ruolo in famiglia e dalla residenza. Al via la 16ª edizione del Mare Nostrum Awards, il premio giornalistico indetto dal Grimaldi Magazine Mare Nostrum, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura del mare come ricchezza e via di comunicazione per i popoli. Sono invitati a partecipare giornalisti, pubblicisti e fotografi che a partire da oggi pubblicheranno un elaborato sui viaggi via mare nel Mediterraneo, con l'obiettivo di rispecchiare fedelmente il processo di trasformazione dello shipping globale e il profondo rispetto per l'ambiente che da sempre ispira l'azione del gruppo Grimaldi. Il concorso si concluderà con l'assegnazione di 5 riconoscimenti in denaro del valore complessivo di 50.000 euro. Il termine ultimo per la consegna delle opere, che saranno valutate da una giuria presieduta dal noto giornalista e conduttore Bruno Vespa, è fissato al 15 aprile 2024. E restiamo in ambito marittimo. A Sopporti replica senza mezzi termini alle dichiarazioni di Nicola Zaccheo, presidente dell'autorità di regolazione dei trasporti, con le quali lo stesso aveva rivendicato l'introduzione di criteri trasparenti e certi per il rilascio delle concessioni portuali, promuovendo ART a un ruolo di presidio di legalità. Inaccettabile, secondo Assoporti, quella che è stata vista come un'autoproclamazione dell'ente a giudice dell'operato delle ADSP italiane in materia concessoria. Zaccheo rettifichi le sue dichiarazioni, ha affermato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, o agiremo in ogni sede.
Due morti e 25 feriti, questo è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sulla A1 alle porte di Roma tra un tir e un autobus che trasportava migranti provenienti da Lampedusa. Intanto non si arrestano gli sbarchi sull'isola, dove sono in corso continui trasferimenti con l'obiettivo di riportare alla normalità la situazione all'hotspot di Contrada Imbriacola. L'Africa è esplosa, serve l'ONU, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, aggiungendo: andrò a Parigi e Berlino per avere risposte anche dall'UE. E proprio una delegazione della Commissione europea si è recata oggi a Lampedusa per stabilire i primi passi per gestire l'emergenza. Emergenza che secondo Frontex ha raggiunto numeri straordinari. Nei primi 8 mesi dell'anno gli arrivi irregolari attraverso il Mediterraneo centrale sono aumentati del 96% annuo. E ci spostiamo ora in America, dove dalla mezzanotte è iniziato uno sciopero che non ha precedenti nella storia del paese. Ad incrociare le braccia sono contemporaneamente i 13.000 lavoratori degli stabilimenti automobilistici di Stellantis, Ford e General Motors, scesi in strada per manifestare contro il mancato rinnovo dei contratti. Lo sciopero, limitato per ora agli stabilimenti di assemblaggio in Michigan, Ohio e Missouri, potrebbe continuare per giorni con effetti a catena sulla produzione. Un conflitto sociale prolungato che potrebbe rivelarsi una cattiva notizia per la campagna di rielezione del presidente Joe Biden, che, secondo fonti interne, starebbe incoraggiando l'intesa tra le parti. Non un buon momento per Biden. La Camera statunitense ha infatti avviato una procedura di impeachment a suo carico per aver beneficiato degli affari stipulati dal figlio Hunter, a sua volta alle prese con 3 capi di imputazione. È scontro aperto tra democratici e repubblicani sull'avvio di un'inchiesta di impeachment contro Joe Biden sulla presunta complicità negli opachi affari esteri del figlio Hunter quando lui era vicepresidente. I big del partito dell'asinello sono scesi in campo accusando i rivali di usare questa procedura rara come un'arma politica, senza una votazione e senza alcuna prova. Nel mirino in particolare lo speaker della Camera Kevin McCarthy, costretto a questa mossa sotto la minaccia di essere sfiduciato dall'ala destra del partito, che ora tira la corda anche sull'accordo per evitare lo shutdown di fine mese. Il governatore della California, Gavin Newsom, lo ha dipinto come un burattino di Donald Trump che preme da mesi per l'impeachment del suo rivale. Appare evidente la regia dietro le quinte del tycoon, che nei giorni precedenti l'annuncio ha tessuto la sua tela con deputati chiave di un partito che continua a dominare. Vogliono il mio impeachment perché vogliono lo shutdown del governo, ha affermato Joe Biden nel corso di un evento di raccolta fondi. La Casa Bianca ha intanto inviato ai dirigenti dei principali network televisivi statunitensi una lettera per esortarli ad intensificare il controllo sui repubblicani della Camera dopo l'avvio di un'indagine di impeachment su Biden basata su menzogne e su accuse non solo infondate ma smentite. Brutta tegola su Joe Biden. Il procuratore speciale David Weiss ha incriminato il figlio Hunter con 3 capi di imputazione per il possesso illegale di una pistola acquistata nel 2018 mentendo sul suo consumo di droga. La mossa, attesa entro fine mese per evitare la scadenza dei termini di prescrizione, spiana la strada ad un processo nel 2024 in piena campagna elettorale e non gioverà certo al leader Dem, che ha fatto del controllo sulle armi una delle priorità della sua amministrazione. Dopo il fallito patteggiamento su Hunter, resta inoltre la spada di Damocle di una seconda incriminazione per reati di evasione fiscale, altro tema cruciale dell'agenda del padre. Continuano ad aumentare i casi Covid in Italia. Nell'ultima settimana i contagi sono aumentati del 44% ed anche l'incidenza è salita da 36 a 52 casi ogni 100.000 abitanti.
Intanto, dopo il via libera dell'EMA all'utilizzo del vaccino aggiornato di Moderna, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato che i nuovi vaccini anti-Covid saranno pronti ad ottobre e potranno essere somministrati gratuitamente a tutti i cittadini. E l'ombra del Covid sembra avanzare anche sull'anno scolastico appena iniziato, dove si teme il ritorno di mascherine, DAD e distanziamento. Il tavolo interministeriale tra tecnici del Ministero dell'Istruzione e della Salute monitora l'evolvere della situazione epidemiologica e valuta le eventuali misure di prevenzione da assumere nelle scuole qualora il Covid dovesse rialzare la testa. Il tavolo si riunirà periodicamente con l'obiettivo di monitorare l'evoluzione della situazione. L'attenzione, è stato detto, verrà focalizzata sull'andamento del virus, garantendo così che anche le misure siano sempre allineate alle ultime scoperte in campo medico. Adotteremo tutte le misure che gli esperti giudicheranno utili a contenere il contagio, a tutela in particolare di studenti e personale fragile, ha affermato anche in questi giorni il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. È ancora presto quindi per sapere se torneranno mascherine, DAD e distanziamento, ma senza dubbio le istituzioni metteranno in campo tutte le misure per scongiurare eventuali rischi. Di certo l'obiettivo è evitare a tutti i costi che la scuola possa tornare alla DAD, anche viste le conseguenze disastrose che la chiusura della scuola durante la pandemia ha avuto sulla salute psicologica dei giovanissimi. Alcuni territori si sono già mossi, nelle Marche per esempio è stato stanziato 1 milione di euro per l'installazione di tecnologia VMC, ventilazione meccanica controllata, in 250 aule scolastiche in grado di ridurre il rischio Covid e l'inquinamento indoor. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la nuova pianta organica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. La nuova composizione nasce dall'esigenza di far fronte alle sfide che coinvolgeranno i porti adriatici nel prossimo futuro, con l'obiettivo di rilanciare i traffici del bacino adriatico e l'economia marittima verso est. Pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i chiarimenti relativi all'erogazione del credito d'imposta del 15% sull'acquisto di AdiBlu per l'annualità 2022. Nella nota diffusa nei giorni scorsi viene reso noto che il termine massimo entro cui le aziende che ne abbiano diritto possono godere del beneficio fiscale è il 31 dicembre 2023. Inoltre si specifica che lo stesso è completamente cumulabile con il credito al 28% sul gasolio commerciale acquistato nel primo trimestre 2022 fino ad un limite massimo di 2 milioni di euro. Riviste al ribasso le quote percentuali finora teoriche per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto nel 2022. A chiudere la partita il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, che con una recente delibera ha ridefinito le spettanze reali, decisione motivata dall'eccesso di richieste di accesso al beneficio. Infatti, a fronte dello stanziamento di 141 milioni al Comitato Centrale sono giunte richieste per un importo totale che supera i 230 milioni. Restano fermi invece gli scaglioni precedentemente determinati, basati su categoria ecologica dei veicoli interessati e sul fatturato delle aziende richiedenti. Era questa l'ultima notizia della giornata, grazie per l'attenzione, appuntamento a lunedì prossimo, buon proseguimento di serata.